www.ano.it. Questa sera video intervista a Uga. Ciao ragazzi. Ciao. Abbiamo qua Mr. DJ Ronin. Ciao. Mr. Dido. Mr. Livio. Allora, io direi partiamo innanzitutto da perché vi stiamo facendo l'intervista secondo voi? L'uscita del nuovo disco? Yeah! Ah, avete fatto un nuovo disco? Sì, sì. Sembrerebbe di sì. Uscirà ufficialmente il 13 aprile. Potresti non riprendere il mio naso. La città dei sogni perduti, Yuga Flame. Dopo due anni da facce da Yuga, finalmente torniamo col disco nuovo. Come mai? Siamo felici. Come mai torniamo col disco nuovo? Perché avete deciso di fare un altro disco? Beh, in realtà non è che l'abbiamo proprio deciso, avevamo 200 pezzi e alla fine abbiamo detto, ma ci sta a fare un disco. Invece di farceli, mettiamoli in un disco. Come si chiama sto album, scusa? La città dei sogni perduti. Domanda, perché ha un titolo così logorroico? Perché volevamo fare qualcosa di diverso da tutto quello che il panorama della scena musicale propone. E quindi, siccome i nostri viaggi di questi due anni sono stati molto fiabeschi e abbiamo pensato di concentrarci su qualcosa di spessore, giusto per distinguerci un po' anche da... Come vi sentite cambiati da Facce da Uga? Moltissimo. Perché? Livio. Livio? Perché mi dovete girare sempre le domande che non so rispondere? No, allora... Come ti senti cambiato, Livio, in questo album? In generale, allora... A livello musicale mi sembra che rimaniamo comunque sempre coerenti. Sì, forse a livello personale. A livello personale siamo cambiati, perché vabbè, litighiamo più spesso, forse più litighiamo presto. E, no, però vabbè, sono cambiate tante cose nella nostra vita. Sei diventato gay? No, quello no. Cerchi qualcuno che ti si faccia. Guarda l'obiettivo. C'è Mr. Carlito, esatto. Ha un sito che si chiama Ano. Esatto, dico tutto. Quante tracce ha questo album? 20. Mica che asciugata. Titolo logorroico. Però abbiamo la formula nuova per far circolare il disco. Ovvero, il disco si troverà in queste tre formule. Metà disco. Tre formule. Ecco perché litigano, perché Dido esatto. Sputa in faccia a Livio. E Ronin lì che guarda impassibile. Il disco è diviso in due. Cioè, allora, diciamo che il disco è diviso in due capitoli, no? Come se fosse un libro, La città dei sogni perduti. Ah, che nome fiabesco, sembra un po' una favola, no? E quindi abbiamo deciso di dividerlo in due. Due capitoli. L'arrivo e la fuga. L'arrivo, ovvero 10 pezzi, saranno da scaricare gratuitamente sul nostro sito www.ugaflame.com. Esatto. Invece l'altra metà ve la potete comprare in diverse modalità. Ovvero, la cosa nuova che stiamo cercando di fare è: vi acquistate il disco con il credito telefonico. Cioè, se non avete la carta di credito, Carlito ride, però. Credito telefonico. Allora, praticamente. Come fai a infossare? Ho credito telefonico. Ah, iTunes. O ti compri il disco. O ti compri il CD fisico. Edizione, molto edizione. Allora, visto che ultimamente c'erano queste scene che voi trattate anche in un pezzo, di queste ragazzine che si vendono per la ricarica telefonica, giustamente. Esatto, invece di vendervi, vabbè, quindi almeno comprate il disco di Yuga, che è venduto a un prezzo popolare, ovvero 6 euro. Fate i pompini per Yuga. 6 euro e vi potete scaricare il disco interamente tramite, insomma, questi servizi che sono OneBip e... Sì, insomma, comunque servizi telefonici oppure iTunes standard, oppure ce n'era un altro, vabbè, comunque sul sito, cioè, poi ci saranno... Cioè, su tutti i store digitali c'è il disco. Ma fisicamente? Fisicamente poi si può acquistare ai nostri live. Quanto ci avete messo a fare questo disco? Questo disco ci abbiamo messo un anno. Ci abbiamo messo un anno e poi ci sono stati 6 mesi di parto. Di parto? Anzi, 9 mesi, quindi praticamente 2 anni.
Però in un anno abbiamo fatto il disco, negli altri mesi abbiamo deciso un po' cosa combinare. Beh, intanto suonavamo, insomma, arrivavamo dal tour di Faccia da Yuga. Sì, portavamo comunque avanti sempre il discorso Faccia da Yuga. Insomma, tutto il... è stato un tour che è durato 2 anni. Per cui, un tour de force. Il nuovo tour? Il nuovo tour è già iniziato stasera, l'anteprima prima del disco. E adesso abbiamo un bel po' di date da confermare e siamo, insomma... siamo ancora per definire un po' di date. Per le date, ci volete in Calabria o roba del genere, www.yugaflame.com, avrete tutte le informazioni. Se ci volete in Calabria, arriveremo pure in Calabria. E troveremo appunto su www.yugaflame.com tutti i vari, le varie date, i vari tour, cazzi e mazzi, no? Giusto? Sotto chi uscite questo giro? Allora, abbiamo trovato un ottimo collaboratore e... che è appunto un'etichetta virtuale, si chiama Oyez, ed è una realtà nuova indipendente che ha deciso di investire su un progetto qual è quello di Yuga Flame, che è comunque, che cerca un attimo di guardare un po' più in là. Quindi noi non avevamo neanche intenzione di stampare il disco fisico e alla fine l'abbiamo stampato, giusto perché comunque c'è qualcuno che ce lo richiede, per cui è giusto avere un'edizione limitata per gli accaniti. Siamo arrivati al momento fondamentale, cruciale e colonna portante delle video interviste di Anu.it, l'angolo della Bucchinara, a.k.a. puttana. Prostituitevi. Aspetta. Tu vuoi chiederci perché, tra virgolette, acquistare il disco? Perché acquistare, perché scalare il credito del telefono, tutte queste cose. Perché una persona dovrebbe spendere qualche euro oppure fare un click per scaricare il vostro o comprare il vostro album? La città dei sogni perduti in quell'angolo di strada che... Il disco nuovo che abbiamo sfornato, a mio modesto parere, è il migliore che abbiamo fatto. Sì, si sbilancia il DJ, io. Il mio modesto parere. Ci crediamo davvero tanto. E secondo me è un disco che ci sta in questo periodo storico a livello musicale. E credo che abbiamo portato un bel po' di cose nuove, di tematiche nuove. Io sono molto contento del risultato del disco e credo che avremo un ottimo riscontro. Quindi un motivo per cui dovete comprarlo è appunto per farci sapere se vi piace. Poi magari anche, non so, il fatto che comunque stiamo cercando veramente di percorrere delle strade un po' alternative. Cioè, quindi credo che chi ha sempre seguito un po' il progetto Yuga Flame questa volta ha l'opportunità, tra virgolette, di sposare un po' la causa e magari di farci a maggior ragione credere e continuare su questa strada qua un po' più alternativa. Livio, dove vi si trova sul net? Allora, ci si trova sul sito ufficiale www.yugaframe.com e lì poi ci sono i vari accessi al nostro forum ufficiale, quindi dove ci possiamo sentire benissimo lì. Poi ci trovate su MySpace, www.myspace.com/yugaflame. Da lì poi accesso ai nostri siti personali. Uga Flame, H-U-G-A-F-L-A-M. E poi anche su Facebook. Contattateci anche su Facebook perché vabbè, ormai Facebook si sa che è una realtà importante e noi lì ci siamo. Perché devi riprendere il mio cazzo di naso? E chiamateci a... Sai come si dice, no? Naso lungo. E chiamateci a suonare in Calabria. www.ano.it, intervista Yuga Flame, la città dei sogni perduti. 13 aprile. Boh, ragazze, dovete studiare. Ma che studiare? Ma vai cagare. Oh, quante